Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Minecraft. Ita, è Minecraft comunque. Allora, ieri ho pubblicato l'ultimo video della prima stagione Minecraft Ita, dove abbiamo visto tutte le belle avventure che abbiamo avuto, tutte le nostre costruzioni e tanti bei ricordi, veramente. Il primo mondo che ho aperto è stato veramente più bello. Quindi poi ho ricevuto un commento di A Storm Legendary in the World. Mi ha lasciato un commento con scritto: hashtag voglio vedere se puoi, se ce l'hai, una villa moderna. Ebbene sì, allora in un nuovo mondo che ho aperto, ho costruito una villa moderna. Ho detto mi faccio subito la casa, quindi faccio subito dei progressi. E poi inizio a costruirmi tutte le farm così. E adesso andiamo a vedere. Ok, ciao a tutti ragazzi, siamo qua nel nuovo mondo che ho aperto. E cosa dire? Io sono spawnato al di là del mare, visto che alla mia sinistra c'era il deserto di là, e di là devo ancora esplorare. Comunque ho fatto questo pontile giusto per attraccare con il nostro traghetto. E vabbè, fatemi sapere se volete vedere come va a finire questo mondo appena cominciato oppure no, cioè fatemi sapere. E là sopra ho costruito la mia villa oppure nostra per chi vuole entrare, perché probabilmente appena ho il computer nuovo questa qui la aprirò in server, quindi ho suddiviso la villa in stanze, così uno se vuole avere la stanza nella villa può farlo. Dovrebbero esserci un totale di 5 stanze, se non sbaglio, non ricordo. Comunque, scendiamo, attracchiamo, questa è diciamo, la spiaggia privata, che guardate quanto carina è questa spiaggetta, poi ci metterò degli ombrelloni, ci farò un po' di roba. Un po' di cose. Qui vabbè, ho messo l'unica betulla che sono riuscito a portarmi dal mondo dove sono nato subito là. E qua un po' di canne da zucchero che potremo prontamente raccogliere. Tanto ricrescono. Ok. Poi, come si sale alla villa? Ho fatto questa scalinata che dovrò farla tutta in vetro e quarzo. Finalmente sta venendo giorno, che è la prima volta che inizio una serie, un video di Minecraft con il sole. Questa scalinata sarà tutta in quarzo, come vedete qui ho già cominciato un po' a mettere un po' di quarzo, perché andare nel Nether a prendere il quarzo è difficile. Ho preso già parecchio quarzo e ne rimane ancora tanto. Allora, questo come avete visto qua all'ingresso, devo ancora metterci le porte, ce le metteremo, vediamo, anzi se ce le ho, sì, tre porte che peraltro piazziamo subito, tac tac. Ok, abbiamo le nostre due porte. E come funziona? Allora, questo è diciamo il salone d'ingresso. Devo ancora finirla, quindi devo ancora mettere un po' di vetro qua e un po' di materiali. C'è un'altra barca, non lo so. Usiamo tutto, svuotiamoci l'inventario che è una roba inutile. Ok, come vedete ho fatto un'alternanza col vetro blu, azzurro, quello che è, e un po' di roba. Qui un po' di ferro, sono già andato giù in miniera parecchio profondo a cercare i diamanti, devo ancora trovarli. Qui abbiamo il carbone, non abbiamo niente nelle fornaci. Allora, questo è il primo piano. Vi faccio vedere qua avanti. Dai. Qua ci sarà probabilmente un'altra porta. Metteremo questo, devo ancora adibirlo, ma sarà un salone secondario probabilmente, con una cesta che ha una bella vista sulla savana che abbiamo sul nostro retro della villa, mentre qui abbiamo la vista di questa conca bellissima, dove sotto ci ho fatto il portale del Nether, che purtroppo
Si entra da lì ma non si esce più da lì perché ci sono dei piccoli problemi. Cioè si è collegato, si è creato in un altro chunk. Vabbè. Questo qua invece sarà un bagno. Faremo un bagno con vista portale del Nether e vista della savana. Poi abbiamo questa invece la adibirò come cucina, quindi faremo i banconi, qua ci metteremo magari i fornelli, quindi fornacci, poi ci metteremo il frigo, qua le scorte di cibo e tutte quelle robe che ci sono in cucina. E qua sotto c'è il retti sottoscala, magari con il ripostiglio per le pentole, quelle robe lì. Salendo al secondo piano abbiamo un ingresso, abbiamo più ingressi, un ingresso da sotto e un ingresso da fuori, però fuori non ve lo faccio vedere subito, lo vediamo dopo. Questa è la stanza padronale con un piccolo balconcino annesso e dove ci metterò il mio letto qui probabilmente. Passando di qua c'è un'altra stanza sempre abbastanza bella grande dove uno si può sbizzarrire, quindi se chi verrà in server con me questa sarà una delle sue stanze. Poi tornando giù devo ancora mettere le scale, sì, ci vuole un po' di tempo, va bene. Poi queste sono altre scale che, come bellissimo come ho fatto, mi piace che si può vedere fuori in qualsiasi momento. Si sale a sempre al secondo piano, qua devo ancora finire di buttare giù la parete, e qua c'è un'altra stanza che magari questa è la stanza per quelli, diciamo la stanza privé, che in una casa familiare qui verrebbe la stanza magari dei genitori oppure la stanza degli ospiti. Quindi verrà, faremo un, qua ci sarà stanza degli ospiti e qua magari potrò fare un piccolo stanzino per un bagno oppure se lo farà chi viene. Poi uscendo abbiamo il terrazzo, il primo terrazzo del secondo piano, che come vediamo è bello grande, bello grandino, con il vetro nero che contrasta con il quarzo bianco e il legno di acacia rosso. Poi scendendo giù, perché c'è un buco non lo so, abbiamo sempre questo contrasto e abbiamo fatto la piscina dove ci si tuffa, e tutta in quarzo ovviamente, dove si può in teoria vedere fuori. Non si vede fuori, ma sarebbe da vedere da fuori, da sopra si vede fuori. Quindi poi abbiamo sempre questo sbalzo qua, ho finito il vetro e come vedete là si vede il portale del Nether, e là che vedete delle luci lì c'è il secondo portale del Nether dove usciamo, quindi da là faremo una stradina che riporta qua, perché farmela a piedi è una bella passeggiata per carità, però non ci vuole un po' di tempo. Prima di far vedere un'altra cosa saliamo e no, io l'avevo messo qua, spariscono i blocchi, non è giusto, qua sparisce tutto da me. Questo è la terrazza, diciamo, dove ci metterò magari, proverò degli ombrelloni, è una terrazza speciale diciamo, e questa devo ancora adibirla, non so se adibirla come stanza, quindi la stanza diciamo di massimo pregio, che è una stanzetta dove ci metti il letto, hai un piano solo per te, quindi magari è quella che costerà un po' di più, perché ovviamente chi verrà in server con me ci saranno delle regole, che saranno che le stanze sono in affitto, quindi tipo sono un blocco d'oro ogni due notti oppure un blocco di carbone, ci metteremo d'accordo. Di questa mia villetta qui ho fatto il devo finire ancora un pochino, ma ho fatto lo sbalzo qua sotto come tettoia tipo, no? Ecco, ti pareva che si mette pure il temporale forte, vabbè. Comunque è una bella vista, quindi una bella villa, ci ho messo veramente tanto perché ma proprio manca
manca proprio, eccola qua. Perché qua la scala? Ragazzi, spiegatemi secondo voi come mai mi spariscono i blocchi o vengono spostati, e soprattutto da chi vengono spostati, perché devo ancora vedere un Enderman qua. Quindi poi altra cosa che voglio farvi vedere è questa stanzina qua, dove qua dentro ci sono le provviste, cioè ci sono le provviste, qua ci sono un po' di diamanti, se mi ricordo li avevo trovati tre diamanti, che sono questi qua, che li ho messi qua, così sono sicuro che da qua non spariscono, perché se spariscono qua, vabbè. Ah sì, questo lo piazziamo qua all'ingresso proprio, pam, eccolo. Altra cosa della villa, che guardate che bello, aspettate, cioè è una cosa fantastica, ci ho messo veramente tanto a costruirla, cioè tanti blocchi, tanta pazienza e soprattutto la piscina, tanta fatica, perché ho buttato giù un blocco d'acqua e ho iniziato a scendere e buttare giù i blocchi, e poi ho dovuto costruire tutto il pavimento. Mentre questo qua non manca un blocco di proposito, l'ho tolto io, cioè non l'ho mai messo in realtà, perché c'è il trampolino. Certo, ho fatto il trampolino di lancio per la piscina sotto. Aspettate che Geronimo! Splush! Ah, pure pigliato danno. Io vi lascio con lo scorcio della villa, quindi per questo episodio è tutto, spero di aver soddisfatto la tua richiesta, e fammi sapere se ti piace questa villa, e niente, iscrivetevi, lasciate dei like se vi è piaciuto questo video, condividete a tutti i vostri amici, e ricordate, se mi aiutate ad arrivare a 100 like, sì, a 100 like, scusate, a 100 iscritti, due di voi, secondo la regola del concorso, due di voi otterranno una maglietta del canale e verranno a fare un video con me. O andremo a fare un giro in città, faremo un video lì, oppure faremo un video di Minecraft o di Fortnite o di The Forest, faremo un video, comunque decideremo. Nel frattempo è venuto il sole, ha smesso di piovere, quindi per questo episodio è tutto, io vi lascio, via, non so neanch'io, un saluto elettrizzante, ciao!